Là dove c'era un bosco incolto, oggi c'è un sentiero, un'area ristoro e bacheche informative per scoprire la flora e la fauna presenti. L'isola sull'Adda, l'unica in Valtellina, è tornata ad essere un'incantevole area naturalistica, accessibile da due passerelle da Traona e Cosio e collegata al sentiero Valtellina attraverso una pista ciclopedonale di 350 metri. €1 milioni circa è il costo totale dell'intervento di recupero iniziato circa 2 anni fa, promosso dalla comunità montana di Morbegno di Cristian Borromini, dal comune di Traona, dal sindaco Dino Della Matera e finanziato dalla Fondazione Pro Valtellina Onlus. L'abbiamo riconquistata, diciamo, per quanto riguarda il lato accesso, perché prima non era accessibile e adesso è collegata anche con Cosio l'altra parte e diciamo Cosio può arrivare a Traona e Traona può andare a Cosio. Anche andare a Morbegno a fare la spesa può andare in bicicletta senza transitare prima sulla provinciale. Non c'è situazione di pericolo che dovevano transitare su una strada provinciale molto pericolosa. Oggi, oltre all'inaugurazione dell'area verde, si sono tenute al polo fieristico le premiazioni dei ragazzi partecipanti al progetto Teaching in the River e Long Sentiero Valtellina. Più di 100 bambini e ragazzi, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado degli istituti comprensivi di Ardenno e Traona e gli studenti della classe quinta G del liceo artistico Nervi Ferrari di Morbegno, che hanno messo la propria creatività a disposizione dell'isola. Proprio i ragazzi del liceo artistico, sotto la guida della professoressa Michela Fomiatti, hanno studiato i disegni illustrativi, ma non solo. Crediamo molto come scuola nella salvaguardia e nella tutela del territorio e siamo felici che i giovani siano coinvolti, gli studenti, e che comprendano quanto è importante il nostro territorio. Proprio una sua allieva ha inventato il Martin Pescatore che accompagna i visitatori alla scoperta di questo ambiente. Hanno partecipato tutti e lei ha realizzato questo personaggio molto simpatico che si atteggia da geologo piuttosto che esperto di flora fauna e con una serie di orpelli che lei ha e col quale l'ha arricchito. È molto carino e di questo hanno fatto anche un annullo postale oggi di questo personaggio. La ragazza si chiama Natalia Moroni, molto brava, è di quinto anno di grafica. Promette bene. Promette bene. Ma il progetto non si ferma qui. In programma percorsi tematici, aule didattiche all'aperto e il recupero di un rudire. E non manca il completamento del sentiero Valtellina. È il percorso più ambito dai turisti e adesso ci mancherà l'ultimo pezzettino che da Paniga dovrà raggiungere Ardenno. E siamo quasi pronto per affidare la progettazione per completare il sentiero Valtellina.